Un contratto nazionale scaduto da 2 anni e che nel modello di rinnovo caldeggiato delle imprese rischia di trasformarsi in strumento di deregulation selvaggia. Per questo i lavoratori di tutte le aziende pubbliche e private del comparto igiene e ambientale, con le rispettive sigle sindacali, hanno proclamato per oggi lo sciopero generale nazionale, che segue l'interruzione delle trattative di settembre. Irricevibili, secondo i lavoratori. A Pescara la protesta è andata in scena davanti alla prefettura. Nel contempo, una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il quale ha dato disponibilità ad occuparsi della tematica. A livello nazionale, alla giornata di sciopero proclamata dai sindacati CISL, CGIL, UIL e FIADL, avrebbe aderito poco meno del 90% dei lavoratori. Vogliono applicare delle cose indicibili, a noi assolutamente non possiamo accettare. E pertanto il 28 di settembre c'è stata la rottura del tavolo di trattative e noi stiamo facendo questa protesta cercando di farla in modo bella, chiara, per far capire le nostre ragioni. Cioè non possiamo accettare certe condizioni impossibili. Come facciamo noi a dire finisce il contratto, la ditta che deve riprendere il nuovo appalto non vuole essere obbligata a riprendere i dipendenti, i lavoratori che stanno nel sito? Come facciamo? Che gli facciamo fare a questi qua? Parliamo di lavoratori che in qualche caso lavorano per quella ditta da 10, 20, 30 anni, però alla scadenza del contratto la ditta poi è libera di prendere magari un lavoratore che è appena entrato e lasciare a casa quello che sta lì da 30 anni. Non vogliono il limite delle persone part-time, vogliono che le persone part-time vengano assunte in numero illimitato. Io posso assumere chiunque part-time, ma non è così. C'è la legge che dice che tu puoi arrivare a un certo numero di dipendenti lavoratori part-time, dopodiché o li assumi o non ti servono. E quindi devi rispettare questi canoni. Cioè, che facciamo qua? Non possiamo tornare indietro all'età della pietra. La flessibilità dell'orario. Ma non si può dire a una persona tu devi venire la mattina o di pomeriggio o sera quando mi servi 2 o 3 ore. No, tu mi devi dare un turno di lavoro che io rispetto e seguo. E poi vado a casa. Poi ci vogliono aumentare anche di 2 ore settimanali di lavoro senza retribuzione. Come facciamo ad accettare queste condizioni?